Ben trovate e ben trovati in questa nuova puntata di Oltre la Spesa. Continua il nostro viaggio alla scoperta dei piccoli punti vendita di montagna. Ed oggi siamo a Daiano, una piccola frazione di circa 700 abitanti di Ville di Fiemme, un comune nato da una fusione nel 2020 e siamo molto vicini, circa 3 km da Castello di Fiemme. Daiano è uno dei punti più tranquilli di quest'area, ma allo stesso tempo è uno dei crocevia per chi vuole raggiungere le principali stazioni sciistiche della Val di Fiemme, quindi davvero uno snodo fondamentale per gli appassionati degli sport invernali. Qui, per residenti e i tanti turisti di passaggio, la famiglia cooperativa di Cavalese tiene aperto un punto vendita che ha ricevuto la qualifica di SIEG. Fotocopie, fax, la possibilità di bere un caffè e anche di farsi consegnare la spesa a casa sono solo alcuni dei tanti servizi che questo punto vendita offre. Siamo con il presidente della famiglia cooperativa di Cavalese, Alessandro Sontacchi. Buongiorno Alessandro. Buongiorno, buongiorno, ben arrivati. Presidente, quali sono i servizi che offre questo punto vendita, oltre a quelli più tradizionali della spesa alimentare? Voglio sottolineare l'importanza dei punti vendita periferici che gestiamo come famiglia cooperativa di Cavalese, perché innanzitutto il punto vendita rappresenta un punto di incontro per le persone che quotidianamente vengono a fare la spesa, soprattutto le persone anziane che non possono magari recarsi a Cavalese, dove abbiamo il centro alimentare che è, diciamo, il nostro supermercato di riferimento. Quindi dobbiamo sottolineare e considerare l'importanza sociale del punto vendita. Poi Daiano, così come altri tre punti vendita che gestiamo, che sono Capriana, Predaia e Castello, rientrano appunto nei SIEG. Daiano si distingue rispetto agli altri punti vendita che noi gestiamo come SIEG, perché qui anni fa abbiamo introdotto un servizio della fornitura dei farmaci per le persone che ne dovessero avere bisogno, che devono farne richiesta. Abbiamo fatto una convenzione con la farmacia dell'allora comune di Carano e i soci di Daiano o i clienti di Daiano che non hanno la possibilità di andare personalmente in farmacia possono portare qui al punto vendita la ricetta fatta direttamente dal medico di base oppure la richiesta di farmaci generici e il cliente o socio può venire a ritirarli presso il punto vendita quando ne hanno la necessità, esatto. E quali sono la fascia di clienti, insomma, che più apprezza questi servizi? Ma principalmente sono i clienti anziani, quelli che non hanno la macchina e che non possono spostarsi. Questi sono i clienti che apprezzano. Poi sottolineo, ci sono anche di quelli che tramite i familiari si possono far aiutare, però dobbiamo pensare che ci sono anche persone anziane che sono sole e allora in caso di necessità sanno che presso il punto vendita qui di Daiano hanno questo ulteriore servizio senza doversi spostare o scomodare altre persone. Li hai nominati prima, ben tre punti vendita SIEG qui sul territorio, quindi immagino sia un vanto anche per la vostra famiglia cooperativa, perché insomma fornite tanti servizi a una grande fascia di clienti e in maniera anche capillare. Ma allora sicuramente questo è un vanto di cui possiamo fregiarsi come famiglia cooperativa di Cavalese. Non dobbiamo nascondere però che ci sono delle difficoltà di natura economica nel mantenere aperti tutti questi punti vendita in questi piccoli paesi di montagna, dove sicuramente la concorrenza non arriva, non è un problema di concorrenza, è proprio perché qui chiaramente abbiamo piccole superfici, quindi con piccole superfici non abbiamo la possibilità di offrire al cliente la vasta gamma di prodotti che magari abbiamo giù al centro alimentare.
però allo stesso tempo rientra un po' nel quella che è la missione delle famiglie cooperative, mantenere aperti i piccoli punti vendita di montagna per evitare che ci sia anche lo spopolamento del paese, la perdita di valore anche degli immobili, perché se un paese non può dare dei servizi, chiaramente è un paese dove non c'è interesse a venire ad abitare. E noi riusciamo a fare questo grazie al supermercato principale che abbiamo, che è il Centro Alimentare, che è un po' il supermercato di riferimento della bassa e centro Valle di Fiemme. Grazie a quello chiaramente riusciamo a far fronte anche alle perdite di natura economica che vengono, insomma, che abbiamo nella gestione di questi servizi. Non dimentichiamo comunque che riceviamo anche un contributo da parte della provincia, contributi che sicuramente sono di aiuto, non sono sufficienti, giustamente dobbiamo metterci anche delle risorse nostre proprie, però fin tanto che riusciamo con una buona gestione a mantenere questo sistema, diciamo, siamo contenti, e penso che anche i soci e la popolazione del paese di Daiano, ma così come quelle anche degli altri comuni dove abbiamo gli altri punti vendita, perché ne abbiamo ben 12, penso che siano soddisfatti. Molti dei punti vendita certificati SIEG si appoggiano, hanno queste collaborazioni con i comuni per fornire alla comunità, per fornire ai clienti altri servizi oltre la spesa. Ne abbiamo visti diversi nelle varie puntate e oggi abbiamo con noi Padre Giammoina, il presidente del Consorzio dei Comuni Trentini, che ci stava raccontando, insomma, quanto sia importante questa partnership tra comuni e famiglia cooperativa. Ma allora, è importantissima per tante ragioni. Dietro questo progetto c'è un'idea, che è quella di collaborare e soprattutto di fare in modo che i servizi esistano per mantenere le persone, diciamo, in montagna. Questo è l'aspetto che ci guida, ormai da anni collaboriamo e penso che è un bel esempio di senso delle istituzioni, collaborazione, mettendo al centro il Trentino e le nostre comunità. Tanti clienti, appunto, che vanno a sfruttare i punti SIEG per facilitare anche alcune pratiche del comune, come potrebbe essere richiesta della caccia e pesca o piuttosto alcune pratiche di autolettura dei contatori. Quali sono i servizi che potrebbero essere implementati anche all'interno di alcuni punti vendita? Ma allora, intanto ce ne sono alcuni che lei ha ricordato che sono molto importanti. Noi stiamo affrontando anche, diciamo così, nuove progettualità, ma secondo me la cosa importante è ricordare che servizi, senso di appartenenza, comunità sono la stessa cosa. Quindi il tempo ci dirà, ma la strada che abbiamo intrapreso è sicuramente quella giusta e io devo dire che il senso della cooperazione che qui in Trentino appunto è nata ci sta guidando e siamo veramente convinti che il futuro è la strada che abbiamo intrapreso insieme, sottolineo insieme. Tanti punti vendita che si sono trasformati, oltre appunto a un punto di scorta alimentare o di altri servizi, anche in un punto di ritrovo, quindi un plus valore davvero importantissimo per i comuni e per la comunità. Sì, non solo servizi ma comunità, le persone hanno bisogno di vedersi, di incontrarsi, di confidarsi, di parlare, di portare esperienze. Ecco, e per questo bisogna avere questi punti di incontro e così sono sicuro che riusciremo anche a valorizzare le persone e a far crescere, come dicevo prima, la nostra comunità. L'obiettivo è questo e per farlo, credetemi, sembra scontato, magari in Trentino abbiamo questa cultura che viene un po' da lontano, no? Ma non è così e quindi bisogna ogni giorno alimentarla, ogni giorno confrontarsi, capirsi, migliorare e crescere insieme. Siamo con il signor Silvio che ci stava raccontando quanto è importante per i clienti avere un punto vendita come questo. Allora, i punti vendita per i piccoli centri, i piccoli comuni come Daiano, sono importantissimi. Bisogna essere fedeli alla famiglia cooperativa e al punto vendita di Daiano, come per gli altri punti vendita dei piccoli comuni, perché altrimenti vanno a scomparire. E una volta che
il punto vendita viene chiuso, non si apre più. E poi questo punto vendita, abbiamo visto tanti servizi oltre a quello della spesa, quindi sì, aiuta anche, insomma, chi ha bisogno di fare altre commissioni. Certo, certo, specialmente anche con i farmaci, è un'ottima idea. Siamo con il direttore della famiglia cooperativa di Cavalese, Fiorenzo, buongiorno. Abbiamo visto quanto sia importante anche per i piccoli punti vendita avere dei dipendenti, insomma, che riescono a creare la comunità, insomma, quindi tanto della famiglia cooperativa gira anche attorno ai dipendenti. Ma sicuramente, insomma, noi siamo una realtà che siamo dal 1896 presenti sul territorio, ma la nostra forza è proprio l'unione anche che abbiamo con i nostri dipendenti, i nostri collaboratori, perché nei piccoli punti vendita, nei piccoli paesi, l'importanza di essere vicini alle persone, di avere una parola sempre per loro, che possono venire a confrontarsi, credo che questo sia un valore aggiunto della cooperazione trentina, cosa che magari non si trova nei grandi punti vendita perché non c'è il tempo, eccetera, ma è proprio una cosa che sentiamo forte e che dobbiamo mantenere. E siamo fortunati perché da noi ci sono veramente tanti dipendenti che hanno anche più di 30 anni di servizio e sono veramente un esempio per i giovani che arrivano, perché non è facile stare col cliente, non tutti magari siamo all'inizio portati, ma credo che l'esempio che danno i nostri collaboratori, anche più anziani eccetera, verso gli altri sia importantissimo su questo. E dal borgo di Daiano è arrivato il momento di salutarci, ma il nostro viaggio alla scoperta dei piccoli punti vendita a Sieg continua anche nella prossima puntata. Io vi aspetto!